benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Toto Cutugno è molto conosciuto dal pubblico per via delle sue canzoni di grande successo e per il modo in cui ha rappresentato l'Italia nel mondo. Ora si è spento ad 80 anni, dopo una grave malattia che aveva deciso di non rendere pubblica. Da moltissimi anni andava avanti il suo matrimonio con Carla, che sposò nel 1971. I due avevano un ottimo rapporto ed erano legati da 50 anni, ma la donna era estremamente riservata. Infatti, non ci sono foto con il marito, se non di oltre 30 anni fa. Come raccontò lo stesso cantante, insieme i due non hanno avuto figli, ma Cutugno ha dato alla luce Nico, frutto di una relazione extraconiugale. La reazione della moglie fu sorprendente, in quanto non mandò via di casa Toto, ma gli disse di dare subito il suo cognome al bambino e di riconoscerlo ufficialmente. Oggi Nico ha 28 anni, e lo stesso Cutugno non nascose mai di averlo avuto da un'altra donna, quando era già sposato. Probabilmente si è trattato di una frattura nelle sue nozze, che però sono andate avanti, e che duravano ancora oggi, fino al tragico momento in cui, purtroppo, Toto Cutugno ha lasciato Carla, e tutte le persone che l'hanno amato. Toto Cutugno ha anche avuto modo di raccontare la sua infanzia, nel corso degli anni. Nato a Fos di Novo, in provincia di Massa Carrara, Cutugno era figlio di un sottufficiale della Marina e di una casalinga. Suo padre però era un suonatore di tromba ed un amante della musica, che subito l'ha inserito in questo mondo, facendoglielo amare fin da bambino. Toto ha anche raccontato dell'immenso dolore provato per la sorellina di 7 anni, che stava mangiando uno gnocco, quando le andò di traverso e perse la vita a causa del soffocamento. All'epoca lui aveva 5 anni, e qualche tempo dopo dovette affrontare l'intervento al cuore dell'altra sorella. Lui stesso soffrì di meningite, anche se riuscì a riprendersi completamente. Una storia travagliata, quindi. Al grande pubblico inoltre, è nota anche la grandissima amicizia con Albano Carrisi, andata avanti per molti anni. Nel 2019, Cutugno dichiarò di essere ancora vivo grazie al suo amico, che gli consigliò di andare da un medico quando aveva dei problemi di salute, salvandogli la vita, poiché si scoprì la presenza di un tumore. Voi che cosa ne pensate? Conoscevate questi dettagli sulla vita di Toto Cutugno? E di suo figlio? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!